E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e fammo, sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Natazzule, le caffè. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. È sorto il sole ad Avellino, ben ritrovati dal bar Mi Vida. È venerdì, chiudiamo la settimana come sempre con l'appuntamento dedicato alla mattinata sportiva. Ci avviciniamo ad un weekend molto importante sia per calcio sia per basket. Stamattina ho chiesto l'aiuto e ringrazio dell'amico e collega Massimo Iepparillo. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, è stata una settimana dal punto di vista, partiamo prima dal punto di vista calcistico, poi ci soffermiamo anche sulla palla a spicchi, un po' particolare, perché era iniziata, diciamo, con il weekend passato, con la terza sconfitta consecutiva dell'Avellino, terza sconfitta in rimonta, poi in settimana, per fortuna, c'è stato questo turno infrasettimanale con la Pro Vercelli che ha portato tre punti importantissimi. Era importante tornare alla vittoria perché l'Avellino era reduce, come detto, da tre sconfitte di fila, ha voluto allontanare e ha potuto allontanare i venti di crisi grazie al più giovane della rosa impiegato da Novellino, da Raul Asensio. Ora bisogna dare continuità al successo contro la Pro Vercelli, anche perché ci aspetta un doppio impegno esterno. Si parte da Parma, poi passando per Perugia, e l'Avellino deve capire di che pasta è fatto, soprattutto in un campionato così livellato, con una classifica così corta, insidiosa, pericolosa. Basta poco per spiccare il volo verso l'alto, ma basta anche così poco per trovarsi nelle zone basse della graduatoria. Anche perché la partita con la Pro Vercelli, diciamolo, non è stata una grande partita, come si suol dire, l'importante era vincere e si è vinto. La nota positiva è che finalmente all'inizio del campionato l'Avellino è riuscita a non subire gol. Ed è stata l'unica squadra che è rimasta con la porta inviolata in questa giornata. È strano a dirsi per una squadra che, come hai sottolineato, finora nelle prime 10 giornate aveva sempre segnato, ma puntualmente aveva subito reti. Questa volta c'è stato il clean sheet, la prima volta l'Avellino ha mantenuto la porta inviolata, anche perché di fronte ha trovato un avversario non certo irresistibile, una Pro Vercelli che nel primo tempo si è messa in campo con un'organizzazione molto solida, ma lì davanti ha creato ben poco dalle parti di Radu, fatto a eccezione per qualche incursione da parte di Vaiusci. Non è stato sicuramente un Avellino brillante, soprattutto un Avellino contratto nel primo tempo perché risentiva delle tre sconfitte di fila. Nella ripresa qualcosa è cambiato, anche perché con l'ingresso di Molina, con la capacità dell'Avellino di affondare sulle corsie esterne, la squadra ha cambiato marcia e poi ha trovato il gran bel gol di Asensio con il marchio di fabbrica, il punto forza dell'attaccante spagnolo-brasiliano, il colpo di testa sull'assist di Moretti, che però ha macchiato la sua prestazione con quel cartellino rosso che lo costringerà allo stop a Parma. Ecco, Asensio e Moretti, tra un po' ci soffermiamo anche purtroppo su quella che è stata la notizia. Prego. La notizia anche dell'infortunio di Morosini, che ha fatto un po' discutere. Però rimanendo su Moretti. Moretti è stato... Salve, buongiorno. Un attimo solo, Massimo. Prego. Che cosa volete? Se volete un caffè ve lo possiamo offrire. Caffè e cornetto. Caffè e cornetto è offerto. Per tutto il resto no. Non si può. Vedi, eccolo lì. Ci aiuta, grazie. No, però non ci guardate così. Caffè e cornetto è offerto. Niente, va bene, ci abbiamo provato, Francesco. Caffè e cornetto, non fa niente. Tornando alle questioni di campo e alle questioni di calcio. Buongiorno. Non ha gradito. Stavamo parlando di Moretti, si è fatto un gran parlare soprattutto delle scelte di mister Novellino in questo avvio, che ha puntato sempre sui suoi titolarissimi, ha optato per il turnover nella partita con la Pro Vercelli. Sono state delle luci e delle ombre, soprattutto Moretti tra le luci, macchiata giustamente, come hai sottolineato, la prestazione con l'espulsione, i rincalzi
o non so, Pecorini o l'ASIC hanno lasciato un po' a desiderare. Non hanno sicuramente risposto positivamente a quello che forse voleva anche l'Ovellino. Soprattutto l'ASIC sembra la copia sbiadita del giocatore polifunzionale che abbiamo visto nello scorso campionato, con la capacità di giocare interno e anche esterno. Mi aspettavo sicuramente di più, ma anche già con la Salernitana abbiamo visto un l'ASIC sbandato, non certo al top della condizione. Per Pecorini sappiamo che forse il fatto di giocare poco lo ha anche condizionato, in fase di spinta ha dato ben poco alla manovra bianco-verde, anche in fase di copertura non è stato certo spesso molto attento. È sicuramente un dato che farà riflettere il Novellino, soprattutto perché ci avviamo verso la seconda parte del giorno d'andata, in cui tra infortuni e anche possibili squalifiche l'Avellino avrà bisogno delle seconde linee, soprattutto di avere maggiori risorse e anche energie, perché quando si parla di turnover ragionato oppure turnover spinto, poi alla fine le scelte del tecnico devono essere anche fatte in virtù anche delle condizioni generali dei singoli calciatori. Se l'ASIC e Pecorini in una partita in cui vengono impiegati al primo minuto non sono all'altezza della situazione, qualcosa sicuramente non quadra, ed è un aspetto che poi sarà anche importante in vista del mercato di gennaio, in cui l'Avellino dovrà assolutamente trovare il sostituto di Morosini, ma anche qualcosa in mezzo al campo, perché manca, e chissà, forse anche dietro qualcosa va rivisto, soprattutto sulle fasce, anche perché non abbiamo più visto Falasco, bocciato dopo Cesena e, a dire la verità, dopo la squalifica di Migliorini, che ora tornerà al Tardini grazie allo sconto della sanzione della squalifica. Mi sarei aspettato un'altra chance per Marchizza, che è diventato quasi un oggetto misterioso di questo Avellino. Saremo a vedere, anche perché è sembrato non in formissima nella sua unica prestazione con il Cesena. Soffermandoci su Asensio, tu hai parlato di mercato di gennaio. Il direttore Enzo De Vito in una recente intervista ha sottolineato come la società non tornerà sul mercato degli svincolati per ottemperare all'assenza di Morosini. Ecco quindi che, come abbiamo sottolineato prima della partita con la Provercelli, ad approfittare tra virgolette di questo infortunio di Morosini potrebbe essere Raul Asensio, che già stava vedendo il campo, ora ha trovato anche la rete, è riuscito a sbloccarsi. Ci sarà la definitiva consacrazione per lo spagnolo, la sua grande occasione. Strano a dirsi, peccato, perché l'Avellino ha perso Morosini, che era considerato da tutti il miglior giovane del campionato di Serie B. Per Asensio c'è la grande occasione per ritagliarsi uno spazio importante, si è sbloccato finalmente nella partita contro la Provercelli, dopo un primo tempo non certo brillante, scintillante, perché deve crescere anche sotto il profilo dell'attenzione, della determinazione sotto porta, soprattutto su quelle palle sporche che in area di rigore devono essere sempre sfruttate da un attaccante. Parlavi giustamente della consacrazione che potrebbe esserci per Asensio, mi aspetto invece qualcosa di più da Ardemagni, perché dopo Novara è praticamente scomparso e l'Avellino non può far meno del contributo del suo bomber, considerando che per Castaldo pesa e come la carta identità, si sta ritagliando uno spazio nella seconda parte delle partite, però non possiamo chiedere gli straordinari a Castaldo. Ardemagni deve svegliarsi e spero che lo possa fare nella sfida del Tardini, nel confronto con un'altra vecchia volpe del campionato di Serie B come Calaiò. Assolutamente. Per quanto riguarda appunto la sfida del Tardini, ieri abbiamo visto una primizia. Intanto saluto anche l'amico Enzo Costanza, che ci ha raggiunto. Ciao Enzo, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Prego, prego Enzo, vieni alla mia sinistra, ti saluto. Stavamo analizzando con Massimo un po' la partita dell'Avellino. A me piace ogni volta che incontro Enzo, mi piace sempre sottolineare la sua collanina con il lupo che possiamo apprezzare. Stavamo dicendo che finalmente l'Avellino, con la Provercelli, dopo queste tre sconfitte consecutive, è riuscita a riprendersi tre punti importantissimi, soprattutto per il morale. È stato un piacere. Poi con Massimo noi ci sentiamo sempre su Facebook e commentiamo anche un po' le vicende dell'Avellino. È stata una partita tosta, sofferta, come piacciono anche a noi, quando si soffre però non si subiscono gol, si segna quel gollettino che ti fa vincere la partita. Insomma, si è ritornato un po' all'antico, non abbiamo subito gol. Quindi... questo è un fattore da non sottovalutare. Enzo, naturalmente con te ora ci possiamo soffermare anche su altri aspetti, non solo legati allo sport. Ne approfitto subito per
per farti i complimenti per la tua trasmissione, l'inviato speciale che sta riscuotendo un gran successo. Fermiamoci per un attimo però ancora sul calcio e sullo sport, perché in queste settimane è entrato un po' nell'occhio del ciclone il condottiero di questo Avellino, ossia mister Novellino, con alcune sue dichiarazioni. Come si suol dire, con una vittoria si spazza via tutto ed è tornato anche il Serena. Sì, vabbè, Novellino è stato sempre ben voluto e osannato un po' dai tifosi, dagli addetti ai lavori. E ha fatto qualche dichiarazione, io sinceramente non ho capito, infatti pure con Massimo discutevamo, non ho capito sinceramente con chi lui ce l'avesse, se con alcuni giocatori, se con qualcuno della società, il fatto che diceva che c'era qualcuno che non volesse andare ai playoff. Lo dovremo scoprire. Però io l'ho sentito step by step, cheek to cheek, life to life, c'è qualcuno che rema contro e questo non mi piace. E non ci piace. Massimo, colgo l'assist di Enzo per sentire anche la tua in merito a queste dichiarazioni di mister Novellino. Dichiarazioni sibilline che devono poi trovare riscontro, perché diceva giustamente Enzo, bisogna anche fare chiarezza, perché quando si espone un concetto così pericoloso, quando si parla di qualcuno che non è d'accordo con l'obiettivo dei playoff, si gettano anche ombre sull'apporto, anche sull'impegno dei calciatori. Il riferimento poteva essere anche alla società, però mi sembra anche strano, considerando che nelle scorse settimane, tra le tante parole che vengono anche dette dal presidente Walter Taccone, abbiamo sentito dal massimo dirigente biancoverde che l'obiettivo dei playoff è un obiettivo principale e il mancato raggiungimento sarebbe poi considerato un fallimento. Io spero che quello di Novellino possa essere stato uno sfogo del momento, legato anche alla pressione e anche al nervosismo che si è diffuso anche dopo le ultime battute d'arresto. Ha sentito la pressione Novellino, perché è consapevole di aver fallito un appuntamento importante come quello con la Salernitana, e poi le tre sconfitte di fila hanno fatto scivolare indietro l'Avellino in classifica, proprio nel momento in cui la squadra poteva fare il definitivo salto di qualità. Considerando la classifica, bastava l'Avellino avere almeno infilato due vittorie per trovarsi da solo in testa al campionato di Serie B. Aspettiamo nei prossimi giorni se Novellino potrà fare chiarezza rispetto a questo argomento, però ora concentriamoci sul campo, perché alla fine deve parlare il campo, quello è sempre il giusto giudice, e poi capiremo se questo è un Avellino che è in grado di lottare per i playoff oppure deve accontentarsi di un campionato tranquillo, nel contesto però di un torneo che quest'anno credo sarà così equilibrato, così difficile sia in testa che in coda, quindi bisognerà essere sempre sul pezzo senza perdere di vista l'obiettivo della vittoria e del risultato per ogni giornata. Tra un po' torniamo anche sul campionato di Serie B. Io vorrei approfittare, perché Enzo ha già lanciato qualche caramella per quanto riguarda mister Novellino. Approfittiamo, Massimo, facciamo conto che al nostro fianco qui c'è mister Novellino, facciamo una domanda, sentiamo un po' quale può essere la risposta del mister in ottica Parma. Mister, allora, farà giocare Asensio con Ardemagni oppure Ardemagni in panchina? Ma step by step, credo che bisogna capire innanzitutto che bisogna scalare questa montagna. Noi andiamo a affrontare il Parma, che è rinomata per i prosciutti. Ecco, speriamo di non fare noi la fine dei provoloni, perché sennò sarebbe... Io secondo me vorrei mettere anche Asensio, ma non so bene manco come si chiami. Io Asensio, lo chiamo semplicemente spagnolo, così lui va avanti, cerca di segnare un gol. E speriamo di fare qualcosa di importante. Io l'ho sempre detto però, per me è meglio una Moretti che una Ceres, che questa è una cosa importante, perché voglio dire... Se mister Novellino ora ha difficoltà con Asensio, per sua stessa missione ha difficoltà a nominare Bidawi. Non so in quanti nomi... Lui lo chiama Bidawi. Ngawa, sì. Colpa quindi della società che prende giocatori con dei nomi difficili. Sono nomi troppo difficili, non ci riesco, quindi... Ma anche il direttore, Maximilian, appunto. No, perché lui chiama il direttore, appunto, Massimiliano, lo chiama Maximilian, quindi... Ed è bellissimo quando lui dice voglio una squadra strong, perché a me piace l'inglese di Novellino, che è fantastico. Però devo dire la verità, adesso al di là di tutto abbiamo un allenatore che è carismatico, che è irpino, quindi teniamocelo stretto, anche perché qua da Avellino spesso contestiamo un po' tutto e troppo spesso.
però sono contento, sono contento perché ci mancava da tempo una figura così bella, forte, insomma, che ci potesse anche rappresentare. Ecco Enzo, non so, nelle tue amicizie tantissime che ne avrai, hai avuto qualche sfottò in particolare per il derby? Una domanda brutta da fare, però con il sorriso credo si possa affrontare un po' meglio. Guarda, io ti posso dire che gli amici di Salerno ci hanno massacrato, però dobbiamo tenercelo perché credo che se avessimo vinto noi avremmo fatto lo stesso, quindi... Però io quest'anno diciamo che ho gli amici a Benevento e anche, voglio dire, quindi se da Salerno insomma ci hanno un po' massacrato, da Benevento insomma abbiamo questa piccola, come si dice, rivalità, e in questo momento loro sono un po' sfortunati, però vabbè, si rialzeranno anche loro, vai, diciamo. Calma piatta. Calma piatta, zero assoluto. Non ti dico le battute che abbiamo fatto con Massimo, se scherzando sempre. Sulle varie canzoni del Benevento, roba varia. Poi ne parleremo. Massimo, tornando per un attimo alla partita con il Parma, ieri in allenamento c'è stata una primizia, per dir così, un esperimento di mister Novellino con il 3-5-2. Ma credo che, come hai detto, si tratti soltanto di un esperimento, di una prova legata al test infrasettimanale, considerando che nella difesa 3 ha trovato posto come centrale di destra Molina, quindi una soluzione estemporanea con l'intenzione di Novellino di proporre questo assetto nel corso del campionato, perché molto spesso abbiamo sentito il tecnico di Monteparano insistere con il 4-4-1-1, il 4-4-2, che è stato sempre la sua traccia tattica. Potrebbe essere un'idea per il futuro, soprattutto perché con un 3-5-2 potrebbe a centrocampo cambiare qualcosa di importante, perché potrebbe esserci spazio per Moretti come play con Di Tacchio e D'Angelo interni. Però a quel punto bisognerebbe capire come potrebbe essere poi rimodulato l'Avellino sulle fasce con un 3-5-2. Molina a destra potrebbe essere adatto per questo tipo di gioco, però Bidavi sul versante opposto non credo che possa avere questa duttilità che ha Molina invece sulla fascia destra. Vedremo poi nel corso delle settimane se questo 3-5-2 potrebbe essere poi riproposto nel corso delle partite ufficiali. Non ci sarà sicuramente questo modulo nella sfida del Tardini, in cui però l'Avellino deve sicuramente avere un centrocampo solido a confronto di un non Parma che si dispone con un 4-3-3, quindi potrebbe alla fine accusare la superiorità in mezzo al campo degli emiliani. Parliamo anche un attimo, apriamo giusto una parentesi, perché abbiamo parlato di Salernitana e Salerno, diamo anche una notizia, perché tu hai sentito il terremoto stasera? No, ho sentito su Facebook, no, non l'ho sentito, però delle persone che abitano a Padula, mi sembra ci sia stata l'epicentro, sì. C'è stata una scossa di 3.8, sì, a Padula, che è stata avvertita in buona parte della Campania. Massimo, tu hai sentito qualcosa? Detta la verità, io abito al sesto piano. Mi è sembrato di un leggero movimento, però sai, non sai effettivamente se era un effetto momentaneo oppure no. Poi ho letto su internet, su Facebook, i commenti, soprattutto nel Salernitano è stata molto forte, avvertita dalla popolazione. Sicuramente non è una bella notizia, considerando che siamo una zona ballerina, soprattutto perché nell'ultimo periodo, anche nei giorni scorsi, abbiamo registrato scosse nel Salernitano anche di bassa magnitudine in Alti Irpini. Non credo che ci sia in questo momento preoccupazione, però una scossa come quella registrata a Padula fa sicuramente paura e incute anche timore non solo nella popolazione salernitana, anche dalle nostre parti. Ecco, discostiamoci per un attimo dallo sport al calcio, tra un po' torniamo a parlare di basket, perché con Enzo mi posso soffermare anche su altri argomenti, perché ad esempio la notizia del giorno di ieri, Enzo, è stato l'arrivo di Matteo Renzi. Io c'ero ieri, anzi io c'ero anche l'altro ieri, sono andato anche a Benevento, l'ho seguito due giorni e ieri sono riuscito addirittura anche a intervistarlo, incredibilmente dopo un tampinamento durato ore. E questo treno destinazione non paradiso ma Italia, che voglio dire, in ogni stazione la cosa che mi ha colpito maggiormente, devo dirti, che non è stato molto a contatto con le persone, con la gente comune. Lui quando scende dal treno scappa e va direttamente magari ai convegni o agli incontri con i politici, quindi secondo me dovrebbe un po' più parlare con le persone. Ed ieri è successo invece all'ex Irisbus, che c'è stato un incontro con un po' tutti quanti, anche gli operai, e ha parlato, lui ha detto che la crisi si sarebbe
si supererà insomma questa crisi, però c'è stata anche una piccola contestazione di varie persone. Io tra l'altro ho intervistato una signora che si chiama Laura, che è di Carife, che durante diciamo questo comizio di Renzi si è anche arrabbiata, ne ha dette un po' tante, tipo chi ti ha eletto cerca di fare di più, però no, appunto, l'ha definito Vanna Marchi, ecco, il Vanna Marchi della politica, però dalla stampa è stato minimizzato tutto questo, ecco, questo che non riesco a capire, perché poi non si sottolineano anche le cose un po' contrarie, quindi voglio dire, diamo spazio anche alle persone che protestano, che non ce la fanno più, che hanno problemi, e quindi se un leader arriva e gira l'Italia deve sentire quelli che sono i problemi reali della gente, no? E naturalmente il nostro Enzo Costanza, i problemi reali della gente, con la sua trasmissione sei sempre... Giro. Al centro, ultimamente hai portato alla luce anche diverse tematiche importanti, non ultima ad esempio per quanto riguarda lo scambio che c'è stato alla Malzoni e non solo. Le neonate, sì, lo scambio delle neonate, insomma un episodio grave. Adesso so che comunque mi dispiace anche questo, che 3 infermiere sono state sospese. Io spero che tutto si risolva al più presto. Io ho tentato anche di intervistare i genitori di una delle 2 neonate, però non hanno voluto rilasciare, anzi sono anche un po' arrabbiati, non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. È un episodio spiacevole, però per fortuna ecco, si è risolto. Mi metto anche nei panni dei genitori che hanno coccolato amorevolmente, hanno allattato anche la mamma, un bambino che non era poi il proprio, insomma psicologicamente può avere avuto delle problematiche, però sono cose che purtroppo capitano, l'importante è che alla fine hanno potuto riabbracciare la figlia, proprio la loro figlia. Come noi diciamo spesso, molto speriamo di poter affrontare tutto con un sorriso, con Enzo ci proviamo, anche con Massimo, proprio determinate storie è davvero difficile poi trovare un epilogo con il sorriso. Certo, anche se poi alla fine se tutto va bene ironizzare un poco è anche importante. Però sono storie di tutti i giorni che uno veramente poi stando sempre in strada riesce poi a scoprire, a carpire. Secondo me è importante sentire quello che dice la gente, quello che esprime, quello che desidera. E la gente è molto arrabbiata, devo dire, ultimamente, ma proprio tanto arrabbiata. È vero, noi abbiamo un paladino, io ho la fortuna di lavorare con Ottavio Giordano. Grande, grandissimo, anzi lo salutiamo Ottavio. Che naturalmente di questo è appunto il paladino. Per quanto riguarda invece il basket, una domanda, perché abbiamo parlato dell'infortunio di Morosini, anzi non ne abbiamo parlato, ce ne sarebbe da dire per le varie diagnosi, poi alla fine ci siamo ritrovati con il calciatore con il problema al legamento. Tra l'altro c'è stato un episodio analogo a Roma, Massimo, per l'infortunio di Karsdorp, che il giocatore a fine partita ha fatto anche le interviste, poi sono andati a fare degli accertamenti subito, immediatamente, e hanno riscontrato la rottura del crociato. E in quel momento il giocatore non avvertiva dolore. Il dolore invece si è manifestato poco dopo la partita, però in quel caso lo staff sanitario della Roma ha subito verificato attraverso poi gli accertamenti, la risonanza in questo caso, la rottura del crociato. Quello che invece non è successo con Morosini, come hai detto giustamente, ci sarebbe tanto da parlare, perché dopo l'infortunio del trequartista di proprietà del Genoa nella sfida contro l'Empoli avevamo letto e avevamo saputo dalla società prima di una diagnosi poi che è stata completamente smentita poi dai fatti. Qualcosa non è andato per il verso giusto, senza ombra di dubbio si è trattata di una figuraccia della società biancoverde, che ha avuto anche una ribalta nazionale, considerando anche il valore del giocatore, che è considerato da tutti uno dei migliori talenti, dei migliori prospetti del calcio italiano. Purtroppo anche la sfortuna ci ha messo del suo con questo infortunio che priva l'Avellino di un elemento importante. Speriamo che questo che sia successo con Morosini sia soltanto un episodio, perché anche lo scorso anno credo qualcosa non sia andato per il verso giusto per quanto riguarda Gavazzi. 13 mesi di assenza sono troppi per un giocatore che era reduce da un intervento al ginocchio e forse ha avuto anche un problema muscolare che è stato sottovalutato. Passiamo dal ginocchio di Morosini al ginocchio di Fesenco per fare un parallelismo tra calcio e basket, perché anche qui c'è un infortunio che si porta avanti da un po' di tempo, diciamo che la Scandone sta provando a correre ai ripari. È sicuramente stata un'altra brutta botta, perché perdere Fesenco, su cui Sacripanti ha puntato tutto, ha voluto fortemente la conferma dell'ucraino,
ha privato della la City Gas di uno dei centri più importanti, più decisivi nel nostro campionato. Ma anche qui va fatto un ragionamento che parte da lontano, considerando le difficoltà e anche le problematiche che ha già manifestato Fesenco nello scorso campionato, insistere con la sua conferma, soprattutto dopo l'infortunio che ha rimediato con la nazionale, sia stato anche un azzardo da parte della società, perché non è certo un mistero che tra Sacripanti ed Alberani non c'era forse grande unione di intenti sulla conferma di Fesenco, che è stata fortemente voluta da Sacripanti. Ora la City Gas deve fare a meno di Fesenco e non sappiamo ancora i tempi di recupero dell'ucraino. Per fortuna ora la società si è mossa subito attivandosi sul mercato con l'ingaggio di Benjamin Hortner, con un elemento collaudato che ha già avuto come compagni di squadra nelle sue esperienze italiane Figliò e Lunen, è già in forma, quindi non ha bisogno di essere messo in condizione per giocare, ed è importante soprattutto per una City Gas che è impegnata sul doppio fronte campionato e Champions League, ed è sicuramente un elemento che non certo di grande classe, però un giocatore che si fa trovare sempre al posto giusto. È quello che serviva alla City Gas, considerando che Ndiaye, o Ndiaye come si vuol dire, non è il centro che forse molti si aspettavano, è bravissimo nelle stoppate, però sotto il profilo della qualità tecnica non è il massimo per il campionato italiano. Enzo, segui la Scandone così come segui il calcio? Io sono più tifoso dell'Avellino Calcio, però seguo spesso anche la Scandone. Però stavo pensando che qua con gli infortuni, veramente, sia con la Scandone che con l'Avellino, qua se dovesse succedere qualcosa, un piccolo dolorino, non so dove andare a chiedere, insomma, un'informazione, deve emigrare, deve andare da qualche altra parte. Sì. Un aspetto. Che l'infortunio di Fesenco si era verificato con la nazionale ucraina e l'intervento è stato effettuato nel suo paese d'origine, quindi bisognerà capire come sia stato effettuato l'intervento, perché Fesenco non si è mai completamente ristabilito dopo l'operazione effettuata in Ucraina. Credo che il problema invece sia diverso, c'è stata anche forse una sottovalutazione dell'infortunio da parte della società. Purtroppo ora bisogna fare i conti con questo stop, sperando che Fesenco non possa tornare sotto i ferri, altrimenti in attesa di Laval perderemo un centro per tutto il campionato. E naturalmente, per arrivare ad una conclusione, Massimo, in questo weekend sia il calcio che il basket, diciamo, vanno alla ricerca di conferme. Conferme importanti, perché partendo proprio dalla City Gas che scenderà già in campo domani sera nella sfida contro Cantù, sulla carta sembra una partita scontata, considerando il valore delle due squadre e soprattutto alla luce delle problematiche societarie che stanno investendo il club brianzolo. Abbiamo letto anche oggi sulle colonne del Mattino l'intervista a Cappellari, che parlava di una squadra in crescita ma di una società in crisi, perché come tutti sanno i giocatori non ricevono gli stipendi, sono stati pagati soltanto alcuni atleti, è una situazione anche particolare su cui dovrebbe intervenire anche con maggiore forza la federazione, perché quando si parla di regolarità del campionato bisognerà anche capire quando si interviene con forza, anche con interventi mirati per garantire la regolarità di un campionato, considerando che negli ultimi anni qualcosa non è andato per il verso giusto, anche con fallimenti di club storici, prima la Virtus Bologna qualche anno fa e poi in estate ricordiamo tutti la storia della Juve Caserta. Tornando all'aspetto della partita, Avellino City Gas favorita su Cantù, che si presenta in Irpinia con pochi allenamenti sostenuti in settimana, ma io non mi fido, perché purtroppo lo sport ci insegna che le partite più scontate alla fine ti riservano le sorprese più sgradite. Invece per quanto riguarda l'Avellino bisogna sfatare il tabù trasferta, perché fatta eccezione per Novara, l'Avellino lontano da parte dei Lombardi ha offerto fino ad un rendimento al di sotto delle attese. Bisognerà di nuovo blindare la difesa contro uno degli attacchi più forti e anche molto più ampi del campionato di Serie B, come quello proposto da D'Aversa con il suo 4-3-3, che presenterà anche l'ex Insigne a sostegno di Calaiò e di Gaudio. Questo dovrebbe essere scelto di partenza del tecnico dei Ducali. Al Tardini Avino non ha mai vinto nei quattro precedenti, è il momento anche di vincere a Parma. Ecco Enzo, è arrivato il momento di sfatare questo tabù Tardini, Prosciutti a parte naturalmente. Che cosa si dovrà portare, con la speranza naturalmente di tenere ancora blindata la difesa, e la vittoria con la Provercelli in Emilia Romagna?
Ma io credo che semplicemente andare là con grinta e di giocarsi tutta quanta la partita e di non lasciare un tempo magari come abbiamo fatto in altre partite alla squadra avversaria. Quindi secondo me decisione. Immagino tutte e due, sia Taccone che Novellino che vanno. Prego. È bello questo però la mattina, perché ti trovi proprio a contatto con le persone qua, che vanno lì a Parma e... Ma devo dire la verità, io sono contentissimo, mi sono portato appunto il mio grande allenatore, grandissimo, devo dire la verità, Novellino, come giocherai? Bello spregiudicato? Ma sicuramente step by step userò una tattica un po' coperta, un 6, 2, 1... Diciamo così, cercherò di coprirsi bene, di fare qualcosa di importante. Massimo, tu verrai a vedere la partita? No, la vedrò in TV qui ad Avellino, soffrirò in TV, davanti alla TV. Vabbè, allora no, soffriamo, soffrite voi in TV e io sto... Si soffre di più davanti alla TV, è meglio vedere la partita dal vivo allo stadio, perché davanti alla TV si soffre tantissimo per il lupo, soprattutto per chi ama i colori bianco-verdi. Confermo, io ringrazio l'amico Enzo Costanza. Io ringrazio te, ringrazio per il tempo che ci ha dedicato stamattina, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo e in bocca al lupo anche a voi e tutti quanti gli amici di Prima TV, di Telenostra, e salutami l'amico Ottavio Giordano, che io adoro, come dice Iacchetti a Striscia la Notizia. Assolutamente, grazie anche a Massimo Iefarillo per il suo tempo. Ringraziamo anche Francesco Rinaldi, il nostro operatore, Alfonso Tarantino in regia. Si chiude un'altra settimana di Chiacchiere e Caffè che torna puntuale alle 7:15 anche lunedì. Detto questo, buon fine settimana, forza Lupi, forza Avellino, sia per il calcio che per il basket, e poi i commenti a questo weekend sportivo tutti nella saccoccia di Ottavio Giordano, che lunedì mattina come sempre commenterà le notizie non solo sportive ma di tutto questo fine settimana. Buona giornata, noi andiamo a fare colazione. Andiamo. Ciao. Nada azule, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa le caffè. Nada azule.